Ciao a tutti, bentornati per un mio nuovo video. Stasera voglio mettere, perché sto registrando di sera, voglio unire due argomenti che mi piacciono tanto, cioè i libri e la mia città. La mia città è la più bella per me. A me piace viaggiare, amo tutta l'Italia. Ho viaggiato anche all'estero, ma resto dell'idea che l'Italia è ancora il posto più bello del mondo, nonostante tutto. Però la mia città, quando torno alla mia Bergamo, io vedo le montagne, vedo le colline e mi sento il cuore che si apre. E penso che sia una cosa che succede a tutti quanti, chi non ama la propria città, le proprie radici. E così ho pensato, visto che io adoro leggere, ho un'infinità di libri, ma veramente tanti, tanti, voglio mostrare alle amiche o amici, insomma, chi vorrà vedere di YouTube, i libri che ho che riguardano la mia città, la mia Bergamo. E sono parecchi, non li mostro tutti perché alcuni sono li ho ereditati. Una signora del mio paese che conoscevo da tanto tempo era sola al mondo, non era sposata, non aveva figli, non aveva nipoti, sola sola. E poco prima di lasciare questo mondo, perché lei è una donna molto intelligente, molto colta. Si era resa conto che la fine stava arrivando, mi ha fatto dono di una serie di libri, piuttosto, non dico antichi, diciamo datati, quindi rilegati in cartoncino leggero, non con la copertina cartonata, riguardanti appunto Bergamo e dintorni. Quelli li ho lasciati dove sono, al sicuro, anche perché togliendoli, non vorrei che perdessero foglie perché sono veramente un po' fragili, quindi prendo quelli più recenti, diciamo così. Il primo che voglio farvi vedere sono tutti dei bei libroni, dei bei tomi consistenti. Chiaramente è questo, Invito a Bergamo. Magari è poco conosciuta come città. Bergamo, eppure vi dico che ci sono tante tante cose da vedere. Ecco, questi che ho io sono principalmente libri fotografici che vanno proprio a illustrare, beh, c'è la parte chiaramente anche descrittiva, e poi però il racconto viene fatto attraverso le foto. Sono scorci della città e foto dei monumenti e delle cose principali. Questa è la chiesa di Sant'Agostino, ad esempio. Queste sono le famose mura venete, che circondano la città alta, perché Bergamo per tanti anni è stato dominio di Venezia. Quindi Invito a Bergamo. Poi è una collana di libri che riguardano non solo la città, ma anche i dintorni. Quindi abbiamo Bergamo, una città e il suo fascino, sempre con tantissime fotografie, molte di queste in bianco e nero, che secondo me sono le più suggestive, foto anche datate, antiche, che ritraggono Bergamo come era una volta, e foto invece più recenti, e poi sempre la parte descrittiva. Questa riguarda proprio unicamente la città. Poi di questa serie, dopo la città, viene la Bergamasca in pianura. Anche questo è un bel librozzo, e quindi va a... qui c'è un volantino pubblicitario che non c'entra niente. Va a raccontare la provincia rispetto ai paesi della pianura bergamasca, sempre la parte descrittiva e sempre la parte di fotografie. Come vedete, le foto riguardano non solo i paesi, i monumenti, la natura, ma anche le persone.
persone che caratterizzano la mia città. E questa appunto è la parte bassa, la pianura bergamasca. E dopo la pianura saliamo verso la collina. La collina mi riguarda un po' perché il mio paese è proprio, si trova proprio a mezza collina. Sempre la parte descrittiva. Questi libri sono tutti editi da Grafica ed Arte Bergamo, che era una grande industria editoriale, una casa editrice qui chiaramente di Bergamo. Sempre parte descrittiva e la parte fotografica, sempre molto ricca. Vedete, per esempio, qui si parla degli allevamenti di api. Una notizia che ho sentito, apro una parentesi, proprio poco tempo fa al TG diceva che le api si stanno estinguendo. Non siamo ancora vicini al punto dell'estinzione vera e propria, però stanno diminuendo tantissimo a causa dello smog, dei pesticidi e via dicendo. E hanno citato una frase che diceva, che aveva detto, aveva pronunciato Einstein, il quale appunto disse che nel momento in cui nel mondo si sarebbero estinte le api, il mondo avrebbe avuto solo pochi anni di vita. È una cosa raccapricciante, secondo me, da far accapponare la pelle. Speriamo non succeda mai e che le nostre care api continuino il loro instancabile lavoro. Dopo la collina, dove si va? In montagna, perché la bergamasca spazia appunto dalla pianura alla città, alla collina, per finire in montagna, le famose prealpi orobiche. Qui abbiamo anche delle stazioni sciistiche abbastanza importanti e come sempre nel libro si va a fotografare non solo i paesaggi, ma anche le persone. Io trovo veramente affascinanti queste foto in bianco e nero, piuttosto datate. Questo, una vecchina. Noi abbiamo ancora tanti pastori sulle nostre montagne, tanta gente che ha ancora scelto di vivere a contatto con la natura. Abbiamo le Passeggiate bergamasche. È un libro che propone una serie di itinerari attraverso la natura oppure attraverso la città, sempre parte descrittiva e parte fotografica. E dicevo appunto, propone degli itinerari che non sono magari tra i più famosi, tra i più seguiti. Ci sono percorsi alternativi e io a volte ho attinto da questo libro per andare a scoprire qualche angoletto della mia città che ancora, o della provincia che ancora non conoscevo. Chiedo scusa. Un altro libro, sempre edito dalla Grafica ed Arte Bergamo, da un altro autore, da un altro fotografo, che parla sempre Paesi e luoghi di Bergamo. E anche questo mi piaceva proprio perché andava a proporre degli scorci della mia città poco conosciuti. In particolare va a nominare le centinaia e centinaia di frazioni piccolissime sparse un po' ovunque, specialmente sulle montagne. Questo anche di libro un po' particolare perché riguarda la gente bergamasca. Questo è prettamente un libro fotografico che va a ritrarre le persone, soprattutto le persone. Nei posti più svariati, qui vediamo appunto gli alpeggi, l'Aia, ma anche la città, i parchi, le mura. È molto interessante anche questo perché vanno a intervistare, poi l'autore va a intervistare personaggi caratteristici che poi nel corso degli anni, perché comunque questo è un libro che ha più di 20 anni, nel corso degli anni poi se ne sono andati. Questo
Questo è un altro libro che adoro perché io sono innamorata delle mie montagne e quindi non poteva mancare nella mia biblioteca personale un libro che riguarda proprio solo unicamente le mie montagne, le montagne bergamasche, le Alpi e Prealpi europiche. Per cui un libro con fotografie veramente molto 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 suggestivo. Mi dispiace che la qualità del mio tablet non permetta di rendere bene e al massimo la qualità di queste foto, che sono veramente straordinarie. Sono bellissime. Io adoro il mare perché guai se saltassi una vacanza. Guardate che bello. Se saltassi una vacanza al mare, guai, però poi voglio tornare sulle mie montagne. Sono innamorata, innamorata delle montagne. E poi veniamo alla parte pittoresca, alla parte così un po' più dedicata alla gente comune. E abbiamo i proverbi bergamaschi. Anche questo è un bel tomo, come vedete. E non soltanto cita i proverbi, ma che sono suddivisi per argomento, non so, la famiglia, la campagna, la città, ma ci sono anche varie fotografie, per lo più di persone di una certa età, perché si sa che le tradizioni sono state portate avanti dai nostri vecchi. Il bergamasco, lo sapete tutti, è un dialetto tremendo. Tanti dicono assomiglia al tedesco. Ve ne leggo solo uno. Io stessa che sono bergamasca, faccio fatica a leggere le frasi in dialetto bergamasco, però ci provo. State a sentire questa, che l'ho presa a caso, è la prima pagina che si è aperta. A sto monto ci pel ben bu, ma de necessari che nessù, che significa: a questo mondo tutti possono essere utili, ma nessuno è veramente necessario. Vero, vero. Vediamo un po' se ne trovo un altro carino. Questa è bella. La pastra Madonna spusa la dura te come la nir de Mars. La dura tat, ma non sono proprio capace. La dura tat come la nif de Mars. La pace tra suocera e nuora dura come la neve a marzo, cioè poco. Non è vero. Non è vero. Io sono andata d'accordo per quasi 40 anni con mia suocera finché non è mancata, anche se lei aveva comunque un bel caratterino, però con un po' di buona volontà da tutte e due le parti si può andare avanti. Sempre sui detti bergamaschi, un altro bel volumone, sempre arricchito da fotografie d'epoca. E anche qui, diciamo che sono sempre detti e proverbi, però non c'è semplicemente la traduzione, ma c'è anche proprio la storia del detto e del proverbio. Anche questo è molto carino. E per finire, non poteva mancare qualcosa di dedicato alla produzione di vino nella Bergamasca, perché abbiamo delle eccellenze anche dalle nostre parti. Io non so se voi avete mai sentito parlare del famoso Moscato di Scanza, ad esempio, che è famoso, viene prodotto in piccolissime quantità, è ormai abbastanza raro e costa un botto. Io ho avuto la fortuna di assaggiarlo in qualche occasione. E quindi i vini della Bergamasca. E per questo libro c'è stata la collaborazione di Veronelli, che sapete è stato un grandissimo intenditore. Un altro nome famoso di vino, magari qualcuno lo conosce, il Valcalepio Doc,
che è tra i più famosi. E anche questo libro è arricchito da tantissime fotografie, disegni, aneddoti vari, storie appunto dei vitigni e del vino e persone famose intenditrici di vino. E questo, un altro sempre con l'introduzione di Luigi Veronelli, che è intitolato Quanto ben piantano i viti bergamaschi. E questo è un po' più particolare perché qui si parte proprio dalle origini, con disegni d'epoca e con la storia dei più antichi vitigni bergamaschi. E con questo ho finito la mia raccolta. Eccettuato appunto quello che non vi ho mostrato, che, di cui vi parlavo all'inizio. Prima di finire però volevo fare un saluto particolare a Paola Style, la grandissima Paola Style, che penso molti di voi conosceranno, perché in un suo video diceva che non aveva nessun libro riguardante la sua città, riguardante Milano, e io mi ero ricordata invece di averne uno. Non sapevo più dove era finito, l'ho cercato, buttato all'aria veramente la mia biblioteca, perché sulla mia libreria è uno scaffale grandissimo che tiene tutta la parete, ho i libri messi in doppia fila perché non mi stavano tutti. E cercando, ta-da! Ho trovato questo. Un libro particolarissimo, mi ricordo l'avevo trovato su una bancarella, non mi ricordo dove, ma non a Milano, neanche a Bergamo, non ricordo più dove fossi, ero in uno dei miei soliti viaggetti in giro per l'Italia. E mi ha colpito perché è veramente particolare, perché parla di storie strane, di misteri, di leggende, curiosità varie, con disegni anche molto molto particolari. Cita per esempio le vie principali, come erano chiamate, non dico anticamente, ma magari un paio di secoli fa. E Paola, guarda qui, i balabiot, perché si dice balabiot? Tra le varie cose narrate in questo libro c'è anche questa. Vi lascio adesso, ho esaurito, ma mi viene persino il mal di gola, non ho più il fisico, ragazzi, portate pazienza. Niente, il mio video finisce qua, spero vi sia interessato e vi saluto tutti sempre con un abbraccio e un sorriso. Ciao ciao! Ciao!